L'ultima edizione di Stadio News Studio, Marco Gullà. Su e giù, alti e bassi, come nelle montagne russe. Il cammino del Palermo in questo primo tornante di stagione è fatto di sali e scendi continui, che speriamo abbiano avuto fine. Il Palermo si è ripreso, nelle ultime quattro partite ha vinto tre volte e ne ha pareggiata solo una al Barbera con il Lecce. Crisi quindi scongiurata, ma adesso bisogna trovare una linea costante e non fermarsi più. Maurizio Zamparini intanto continua a parlare, a sbraitare contro gli arbitri. Lui è uno che fa battaglia ed è uno che non molla mai. Maurizio Zamparini non si ferma e torna sulla questione arbitrale. Questa mattina su un quotidiano sportivo molto importante ci sarà un mio messaggio sulla questione arbitrale, ha detto. Sarà un messaggio di collaborazione per far capire che le cose devono cambiare. Non parlerò di malafede, ma ribadirò che non sono contento per come è stata trattata la mia squadra. Sono 35 anni che sono nel calcio e quando facevo certe battaglie, tutti mi prendevano per pazzo. Il calcio è fatto anche di statistiche. È impossibile che in 5 partite ci sono stati 11 episodi contro il Palermo. Il Palermo di Rossi nell'ambito della classifica mondiale per club stilata dall'Istituto Internazionale di Storia e Statistica del Calcio passa dal 143esimo posto al 136esimo con 108 punti. La graduatoria, che prende in considerazione i risultati ottenuti in tutte le partite ufficiali disputate dal 1 ottobre al 30 settembre 2010, vede attualmente al vertice l'Inter davanti a Barcellona. Parla il tecnico del Palermo Delio Rossi, che commenta il momento rosanero. Quest'anno abbiamo cambiato tanto e soprattutto non dobbiamo fare accostamenti con la squadra dell'anno scorso, che era la risultanza di un prodotto finito. Sono cambiati certi giocatori, ne sono venuti altri nei ruoli cardini. Bisogna avere un po' di pazienza, anche in considerazione del fatto che un allenatore può incidere con il lavoro e giocando ogni tre giorni con giocatori che provengono da altre realtà. Non è facile. Il nostro obiettivo sarebbe qualcosa di ripetibile se riuscissimo a fare bene come la passata stagione. Ripresa della preparazione oggi per il Palermo in vista della gara di domenica 17 ottobre al Barbera contro il Bologna. Domenica riposo per la pausa nazionale. Assenti i nazionali su tutti gli azzurri Bovo, Cassani e Sirigu. Lo staff medico valuterà le condizioni di Liverani, Rigoni e Miccoli, che dovrebbero essere a disposizione per la partita contro i Felsinei. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.